Scorci di realtà. Giornata scarsa nonostante i fiori sbocciano e sia marzo. Nel parco sotto il palazzo i bambini giocano a calcio sotto lo sguardo della mamma affacciata al terrazzo, che con qualche schiamazzo dice che è pronto il pranzo. Qualche ragazzino che balza lezioni insieme al socio aspetta dietro il furgone che il padre va alla riunione. Oggi play televisione saranno le sue equazioni, con le prime sigarette fumate sopra il balcone. Ragazza madre va a fare la spesa, litiga con banca intesa, il mutuo che la pressa e la pesa, ma torna sempre dal suo bimbo con un Kinder sorpresa. Ha promesso a suo figlio da vita in discesa, mentre coetanei se ne vanno in università. 500 bianco, occhiali, Gucci e soldi del papà. Economista, quindi economia sarà la facoltà, ma lei sogna l'India e un'altra identità. Una coppietta di trentenni si vede per pausa pranzo, il loro amore e i loro respiri come in un cineromanzo. Decidono la meta per agosto quest'anno, ma lui stanco di parlarle perciò le morde il labbro. La diciottenne invece che tira le sberle, il ragazzo che è stanco di starle accanto beve Tenez. Gira voce che vende, c'è il rischio dietro l'angolo, ma quell'età lo sai non si comprende. Sono verità diverse, percorsi urbani dentro i miei testi, storie di più tempi dentro i miei versi, ispirazione dal reale, da ciò che prende bene prende male, focalizzi i vostri gesti. Sono verità diverse, percorsi urbani dentro i miei testi, storie di più tempi dentro i miei versi, ispirazione dal reale, da ciò che prende bene prende male, focalizzi i vostri gesti. C'è l'impiegato con camicia e la cravatta che rimpiange gli anni in piazza, mentre i suoi soci adesso stanno in Spagna. Rimpiange di aver detto no perché è con la ragazza che l'ha mollato perché non guadagni abbastanza. E c'è chi ha perso il lavoro come metalmeccanico, ubriaco fradicio, sogno il mare Adriatico. Vive in bilico ma i troppi debiti lo rendono isterico, e pensare al domani lo butta giù nel panico. Di fianco una donna sopra i 50, viso truccato, ben curato, si tocca la frangia, sorseggia una bevanda mentre le affiorano ricordi del viaggio di nozze in Nuova Zelanda. Il marito divorziato adesso sta con un'altra, più giovane e più bella, ancora letta per il tanga. Gira per il centro con una cabriolet bianca, modello nuovo della cabriolet che aveva lei nei 90. Sono verità diverse, percorsi urbani dentro i miei testi, storie di più tempi dentro i miei versi, ispirazione dal reale, da ciò che prende bene prende male, focalizzi i vostri gesti. Sono verità diverse, percorsi urbani dentro i miei testi, storie di più tempi dentro i miei versi, ispirazione dal reale, da ciò che prende bene prende male, focalizzi i vostri gesti.